Carissimi, nuovamente insieme, insieme a Gesù e la sua parola. Oggi l'Apostolo Paolo ci ricorda nella seconda lettera ai Corinti: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Queste parole dell'Apostolo Paolo, ancora suggerite dallo Spirito Santo, ci aiutano a comprendere che quando ci avviciniamo a Dio nasce qualcosa di nuovo nella nostra vita. E questo è vero soprattutto per noi che viviamo nel Nuovo Testamento, viviamo nel tempo attuale, viviamo e conosciamo la grazia di Dio che ci ha raggiunto in Cristo Gesù. Ma perfino nell'antichità, quando ancora parliamo ai tempi di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, c'è un fatto che ci suggerisce che anche all'epoca la nuova nascita aveva a che fare con il contatto dell'uomo con Dio, anzi Dio che entra nella realtà umana. E quindi, se conoscete la storia di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è su Giacobbe che vorrei fermarmi un momento. Quest'uomo che nasce e gli viene dato questo nome Giacobbe, il soppiantatore. E se seguiamo la vita di Giacobbe, tutta la sua vita sarà una vita di bugie, di imbrogli, di sotterfugi, di cercare sempre la via più comoda per ottenere il massimo profitto, eppure anche danneggiando una volta il fratello, una volta il padre, ingannando o usando gli imbrogli della madre, e poi sarà imbrogliato dallo suocero e così via. Quindi una vita di inganni. Però, come tutte le vite, arriva un momento in cui dobbiamo fare i conti con la realtà. E vi porto nella Genesi, nel capitolo 32 della Genesi, quando al verso 24, in tutte le sue peripezie, Giacobbe rimane solo. Al verso 24 vediamo: Giacobbe rimase solo e lottò con questo uomo tutta la notte fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe, deciso più che mai, disse: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Quindi ecco, Giacobbe, un uomo abituato a lottare, a non accettare un no. Ebbene, nel nostro rapporto con Dio è importante che siamo determinati a ricevere da Dio quello che Dio ci ha promesso nella sua parola. E qui Giacobbe reclama questa benedizione. Ma per accedere a questa benedizione, ecco che questo uomo, che scopriremo che non era solo un uomo normale, difatti è bastato un tocco per in qualche maniera gambizzarlo, ebbene, quell'altro gli disse appunto: qual è il tuo nome? Chi sei veramente? E appunto Giacobbe risponde: il mio nome è Giacobbe, cioè il soppiantatore, l'imbroglione, quello che ha sempre cercato di cavarsela da solo. Ebbene, quell'uomo, quell'angelo gli risponde: il tuo nome d'ora in poi non sarà più Giacobbe, ma bensì Israele, il che significa padre di moltitudini, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E hai vinto come? Hai vinto rimanendo zoppo, hai vinto confessando la tua fragilità, hai vinto confessando la tua debolezza, il tuo essere Giacobbe. È solo in quel momento che ti viene dato un nuovo nome. E quindi ecco, Giacobbe dice a questo uomo, a questo angelo, gli dice: ti prego, fammi conoscere il tuo nome.
Ma quello gli risponde: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Ecco che Giacobbe riceve questa benedizione e chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio a faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Ecco che in questo testo parla di questo uomo e la fine ci rivela il fatto che questo uomo non era un uomo normale, aveva a che fare con una realtà, diremo noi, angelica. Ebbene, ma alla fine Giacobbe ci ricorda e dice: ho visto Dio faccia a faccia, ho lottato con Lui e la mia vita è stata risparmiata. E questo angelo, che per noi è l'angelo della salvezza, per noi è Gesù incarnato, il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che si è incarnato in Cristo e ci ha dato una nuova vita in Cristo, già all'epoca, già migliaia di anni prima, si muoveva in questa maniera. E Giacobbe lo riconosce e dice: ho visto Dio a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Quindi ecco di nuovo l'importanza di essere una nuova creatura. Molte volte ci preoccupiamo dell'apparenza, dell'appartenere a questo o a quell'altro modo di pregare. Ebbene, infatti nella lettera ai Galati dice: tanto circoncisione che incirconcisione non sono nulla, quello che importa è essere una nuova creatura. E Giacobbe riceve una nuova vita con questo nuovo nome. Per la nostra esperienza cristiana, proprio attraverso il battesimo, non solo riceviamo una nuova identità, un essere una nuova creatura, perché entriamo nella dimensione dell'essere figli di Dio. E come vi ho citato al primo testo, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutto diventa nuovo. L'esperienza di Giacobbe, fatta tanti secoli prima, diventa ancora l'esperienza nostra di ogni giorno. E a questa domanda: qual è il tuo nome? Chi sei veramente? Sei ancora il vecchio Giacobbe o sei il nuovo Israele? Sei ancora l'uomo che lotta nella carne o sei quello che vive e cammina nello Spirito e che ha imparato a camminare con Dio e che impara a vivere ogni giorno e camminare con Gesù? Di nuovo è Paolo che ci esorta, è dello Spirito Santo che ce lo ricorda: camminate nello Spirito e non adempirete ai desideri del vostro egoismo, della vostra carne. E quindi ecco, facciamo vivere il nuovo che Dio ha già messo in noi. Impariamo a vivere con Gesù, anche se subito sembra di lottare con un uomo, ma anche per Giacobbe l'esperienza fu: ho visto Dio a faccia e la mia vita è stata risparmiata. E anche per me e per te, incontrare Dio, vederlo e viverlo ogni giorno, e la nostra vita non solo è stata risparmiata, ma è stata riscattata, è stata resa viva e attiva e produttiva. E la pace del Signore riempie i vostri cuori, i vostri pensieri, e siate e siamo riconoscenti nel nome di Gesù.